Noi abbiamo voluto ribadire come abbiamo notato dalla piattaforma Eligendo del Ministero dell'Interno che è stato derogato al numero di seggi, quindi di deputati assegnati al Collegio Marche Nord, quindi al Collegio delle Province di Pesaro e di Ancona. A fronte dei 5 attribuiti dal decreto presidenziale nei mesi scorsi, abbiamo visto che se verranno mantenuti i dati che per ora sono ufficiosi, il Collegio Marche Nord perderà un deputato e questo deputato verrà attribuito al collegio Marche Sud e così avremo che a Marche Nord saranno presenti solamente 4 deputati e a Marche Sud diventeranno 6 con 2 deputati di differenza e questo è un principio, quello della territorialità, che viene violato in maniera grave. Io mi chiedo perché i 750.000 e rotti cittadini residenti nel collegio Marche Nord, ai quali erano stati assegnati 5 parlamentari, debbono perderne uno e invece 770.000 all'incirca residenti nel collegio Marche Sud debbono avere anziché 5, 6 deputati. E la sentenza numero 350 del 2017 dice appunto che i passaggi di deputati fra un collegio e l'altro violano proprio il principio di territorialità previsto dall'articolo della Costituzione, violano anche l'uguaglianza fra cittadini. E ora noi abbiamo voluto segnalare l'errore nell'applicazione della legge, ossia un'applicazione della legge in violazione della Costituzione qualora dovessimo perdere a Marche Nord un deputato. Poi, se il Ministero dell'Interno volesse perseguire in questa strada, noi ricorderemo al Ministero dell'Interno che già la precedente legge elettorale, l'Italicum, è stato bocciato per incostituzionalità proprio perché all'interno dell'Italicum accadevano queste distorsioni. Accadeva, ad esempio, che dei deputati passassero da un collegio all'altro in violazione della Costituzione e della territorialità, perché, come ripeto, questa non è una battaglia fra due, fra l'altro, iscritti allo stesso partito. Questa è una battaglia per difendere il nostro territorio, perché il nostro territorio deve essere rappresentato in Parlamento da 5 parlamentari e non da 4.